Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi andremo a parlare di un orologio dedicato alla Marina Nazionale Francese, così come suggerisce la mia maglietta. E oggi indosso il mio Tudor FXD, altro orologio dedicato alla Marina Nazionale Francese. Non è quindi questo l'orologio che vedremo, ma un altro di un marchio appunto francese. Ma mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale perché è l'unico modo per supportarmi ed è completamente gratuito. Ma adesso a voi il video. Parlo dello Yema o Yema Navigraph, un modello pensato e studiato per la Marina Nazionale Francese. Non è un segreto che il marchio francese è da sempre legato agli orologi subacquei. Questa poi collaborazione ne va a rimarcare l'aspetto marinaresco. Il quadrante è di un fantastico blu, così come la sua ghiera. Gli indici e le sfere hanno pasta luminescente, ma sono di colore bianco e questo contrasto rende tutto più leggibile. Sulle ore 12 troviamo il nome del brand, il modello e sotto ancora la scritta Automatic 990 Fit e ancora più in basso il logo della Marine Nationale francese. Il packaging è rappresentato da un astuccio personalizzato appunto col marchio e il logo della Marina Nazionale francese che lo rende una simpatica e funzionale custodia da viaggio. Questo particolare modello esce in due configurazioni, una automatica come questa del video e una al quarzo. Ed è disponibile anche con un bracciale che è incluso nella confezione e questo cinturino che per me è fantastico, che è appunto un Marine National e ha questa propensione a essere una specie di nato elastico. L'azienda di fatti proprietaria di questa tipologia di cinturini è Erika Strap ed è proprio questa azienda molto costosa a fornire la tipologia di cinturino che vedete nel video, che ripeto essere inclusa nella confezione, nella custodia che riceverete a casa, semmai voi decidiate di acquistare questo stupendo segnatempo. Anche se in verità sul loro sito ufficiale questo modello è sold out e probabilmente non verrà più riproposto. Ed è davvero un peccato perché penso che sia un orologio molto molto interessante che fa sicuramente della collaborazione con la Marine Nationale uno dei suoi punti di forza. Aveva poi un prezzo interessante, 900 euro di listino, completo, come detto in precedenza, anche del suo bracciale in acciaio. In verità non sono un fan del bracciale per via che la maglia si va ad accoppiare alla cassa in maniera fissa, il che ne aumenta il lag to lag, aspetto che non apprezzo particolarmente. Lo preferisco di gran lunga con il cinturino Erika Strap, comunque Marine National, di questo poi colore blu con questo accento centrale di colore giallo che va poi a richiamare anche la scritta Navigraph, quindi davvero azzeccatissimo. Anche la fibbia riporta il logo della Marine Nationale francese. Poi, tra l'altro, oltre a essere a mio avviso esteticamente molto bello così in questa configurazione, è anche molto funzionale essendo elastico, quindi è molto comodo al polso. E lo rende poi, se vogliamo, anche più militaresco, più funzionale a quello che è la filosofia stessa dell'orologio. È ora però di andare a vedere più nel dettaglio questo Yema Navigraph per Marine National. Allora, partiamo dalla cassa, che è di 39 mm, ha le anse forate, il che è sempre un bene per la rimozione rapida del cinturino. Come vedete, la corona è protetta da le spallette che sono ben visibili e il fondello è cieco e riporta il logo della Marine Nationale francese. All'interno troviamo il calibro che loro definiscono di manifattura, Yema 2000. La ghiera è a 120 scatti, è molto precisa e si comporta bene anche per quanto riguarda il grip. Ha un inserto in vetro zaffiro, mentre la corona
è ovviamente a vite, non c'è lo scatto data, il che è un bene. Facilmente si imposta l'ora perché il grip è ottimale e devo dire che si comporta egregiamente. Il grip è ottimo, si serra in maniera perfetta e quindi è ben dimensionata anche per con le spallette di protezione, quindi devo dire un bel lavoro. Bene, ma è ora di spegnere le luci e vedere come si comporta al buio. Grazie alla BGV9 applicata in modo abbondante e tra l'altro anche sulla lunetta, quindi abbiamo una ghiera che presenta un inserto retroilluminato, si comporta davvero molto molto bene, la luminescenza è davvero ottima. Prova quindi ampiamente superata di questo Yema Navigraph. Vediamolo però al polso. Grazie alla sua cassa da 39 mm e il suo lug to lug da 48 mm, questo orologio è davvero comodissimo al polso e si presta bene per un polso, diciamo, medio come il mio di 17,5 cm, quindi davvero ottima la vestibilità di questo Yema Navigraph per Marine National. Chiaramente l'aspetto vestibilità differisce un po' se montiamo il suo bracciale, proprio per quanto detto prima, perché l'ultima maglia che va appunto a accoppiarsi alla cassa è rigida e quindi ne aumenta il lag to lag. Peccato, unica cosa, per l'aspetto del vetro zaffiro, un po' lacunoso per l'antiriflesso. Avrei preferito che Yema lavorasse meglio in questo senso. Ma arriviamo alle conclusioni. Cosa ne penso io di questo Yema Navigraph per Marine National? A mio avviso un orologio stupendo, azzeccatissimo per quanto riguarda la collaborazione, per quanto riguarda i colori e soprattutto anche centrato nel prezzo. Penso che sia davvero un orologio stupendo e che vale la pena considerare per l'acquisto. Scrivetemi pure quello che pensate voi nei commenti e noi ci vediamo alla prossima.